mi sono ritrovato questo incredibile fucile nell'inventario e fa più danno del mio fucile attuale. Ci hanno chiesto di scacciare dei supermutanti, quindi proviamolo. Vediamo come si comporta con dei supermutanti. Ad esempio. Puttanega, che male. Madonna mia! Dovrei iniziare ad aumentare i danni delle armi silenziate, ma non credo che quell'arma conti come silenziata, ma proprio no. Però aumentiamo la nostra precisione. Beccati questo. Porca miseria, che male. Madonna mia! Il dolore, lo sento io per loro. Cioè, veramente, che male. Questo fucile mi piace un sacco. No scope! Guarda! 2 di fila, 3 di fila, 4 di fila, 5 di fila. Credo sia solo inciampato, ma mi sa che è ancora vivo. 5 di fila, 6, 7, 8. Se arrivo a 30 sblocco la nuke. Vediamo se ci arrivo. 9 e 10. E perché no? Ecco a te. Aia, che male. Proprio nel culo. Gli è passato dal culo alla testa, poraccio. Bene. Ma guarda, 20 volte che vengo in sto posto e non avevo mai visto questa rivista. Eccellente. 2% agli arti, ottimo. Ecco fatto, ehi, supermutanti sistemati. Questo significa che devi ancora occuparti di quei supermutanti o che li hai già tolti di mezzo? Ti prego, dimmi che è la seconda. Ovviamente la seconda. Quei supermutanti non vi daranno più fastidio. Eri la persona giusta al posto giusto, eh? E tu? Madonna mia, 800 di danno. Ti facciamo silenziosa, ti rendiamo più veloce. Se gli cambio munizioni lo facciamo ancora più forte, ma sinceramente più forte di così. Anche perché dell'ispano ne ho solo 16 di munizioni e non so dove trovarle. Mentre le Vulcan siamo pieni almeno. Tipo, sempre con le Vulcan questo aumenta di un sacco il danno. Togliamo il leggendario dal nostro amatissimo fucile da cecchino. Grazie di essere stato con noi per tutto questo tempo. E lo diamo al nostro Black Shark. Danni doppi se il bersaglio ha salute massima. Meglio di così, ti cambiamo nome e benvenuto in squadra, Black Shark. Povera mosca. Guarda, c'è anche un predatore lì. Non c'è più il predatore. Sì, vabbè. C'era bisogno. No, sul serio, è un po' eccessivo tutto ciò per delle mosche. Uno yaoguai. No scope. No scope. Quanta gentaglia. Madonna mia. Mi dispiace quasi per loro. Veramente. Quello era un Deadclaw e credo di averlo appena ucciso con un colpo. Aia, che male. Stronza. Nessuno t'accoltello. Bastarda. Quel Deadclaw è mio. Credo l'abbiano fatto saltare in aria. Porca puttana. Faccio saltare tutti in aria ora. E voi prima o poi dovrete morire. Porca puttana. Ma tu sei un Minuteman, da dove sei saltato fuori? Ah, non era un Deadclaw, era solo un cacciatore, un Hunter. Bene. Ah, veramente. Da quando abbiamo fatto saltare in aria l'istituto, qualcosa qui in giro è cambiato. Sono tutti più cattivi. Oh, guarda, il riadattamento dello squalo. Effettivamente mi chiedo che fine abbiano fatto i delfini e gli squali ora. Chissà se sono mutati o sono cambiati. Quello è un obiettivo bello grosso. Aspetta un attimo. Ecco qua, non facciamo distinzione. Dove è finito il cadavere? Non lo so,
Ma quello è un Deadclaw. Credo non ci sia più il Deadclaw. No, non è vero, è solo caduto. È ancora vivo. Ma com'è possibile? Ecco fatto. Qualcuno sicuramente è morto. Dove va? Dove va? Che fa? Cosa sta facendo? Tony Hawk. Vabbè, comunque. Il cadavere è scomparso. Che peccato. Volevo portare a casa un po' di carne di Mylurk. Ehi, questa barca sembra intatta. Chissà dove porta. Forse quella da nessuna parte. Questa da qualche parte ci conduce. Proviamo. Dove cavolo siamo? Questo è un faro. E questo sembra un sottomarino. Proviamolo. Wow, che silenzio. Certo che la tecnologia è veramente incredibile. È messo veramente male, ma comunque è riuscito a portarci qui. Non so se ci sia qualcuno, ma meglio mettere il silenziatore. Wow, bel posto. Wow, wow, wow. Che diavolo è quello? Non lo so, ma è sicuramente pericoloso. Meglio chiudere la porta. Per ora sembrerebbe non averci visto. Non credo sappia che siamo qui. Meglio allora che non lo sappia. Non sembra sicuramente una buona idea approcciarlo direttamente. Ok. Colpito alla schiena. Perfetto. È una power armor da immersione. Certo, senza tutto quel peso addosso sembri meno pericoloso. Sai che quasi quasi mi prendo anche il frame. Ma siamo sott'acqua. È incredibile. Certo che questo mondo non smette mai di sorprenderti a volte. C'è un'altra power armor qui. Quindi ci sono più di queste power armor. Vabbè, questa me la prendo allora. Cosa è successo a sto povero ghoul? Oh, oh, oh. Cos'è quella luce? Che qualcuno ci stia osservando dai condotti di ventilazione. Ma non sembra per nulla amichevole. Forse è meglio restare nascosti. Ha sentito la mia presenza. Però non mi ha ancora visto. Colpito! Mi chiedo quanti di questi ci siano in giro. Questa power armor ha dell'incredibile. Sembra molto rudimentale comunque. Dopo la prendiamo. Meglio non portare troppo peso in giro. Potrebbero sentirci. C'è anche una metro. E un altro frame. Fantastico. Ho fatto bene a non portarmi dietro qualcuno. Sarebbe stato molto più pericoloso. Ehi, una statuetta. Non so se questo coso fosse un'attrazione o no, ma comunque sembra molto pericoloso. Sì. Sembra veramente unica come cosa. E una cassaforte ardua. Non per me. Bene, ovviamente la metro è inutilizzabile. Chissà dove ci portava. Non lo sapremo mai, purtroppo. Cosa cacchio sei? Fermati! Oh. Senza neanche esitare già mi stava attaccando. Cosa schifo sei? Non lo so, ma quest'arma sembra fare male. Grazie. Per un attimo mi sono sentito veramente in pericolo. Dicevamo, magari quella metro portava ad altri di questi palazzi. Purtroppo penso che molti di questi palazzi non saranno mai visitabili. È un miracolo che questo abbia retto. Meglio fare attenzione. Metti che ce ne sono altri di quelli. Comunque questo posto è meraviglioso. Delle case, delle strutture sott'acqua. Se questo posto avesse funzionato, sicuramente molti avrebbero potuto ricostruire una vita qua sotto. Lontani dalle radiazioni e dai pericoli del mondo. Ti dirò che comunque non sto così male. Questo posto, come tutto il resto del Commonwealth, è disastrato. Penso che ci sia veramente poco ormai da vedere. Chissà però quante meraviglie avrebbe potuto nascondere. Penso che però non lo sapremo mai. Però fare una casa sott'acqua
Non sarebbe una cattiva idea. Certo, spero solo che non ci siano altri di questi. In ogni caso, questo me lo prendo io. Certo che però, avere tre lanterne che sparano luce così a caso è un pelino inutile. Meglio andarsene allora. Ehi, sta piovendo. Io volevo mostrare la mia nuova armatura al paladino Dance. Liberty Prime è ancora lì che gira e sta ogni tanto sparando qualche testata nucleare. Almeno Prime si diverte. Ma guarda, ci sono un po' di ferali in giro. Che schifo sei. Wow, sei veramente orribile. Ehi, schifosi. Non c'è posto per voi zombie qui. Ehi, Dance, che ne dici della mia nuova armatura? L'ho trovata sott'acqua. Tra l'altro, quando è che ti togli la tua? Mi piaceva che stavi senza armatura. Ecco qua, sistemata e migliorata. E ora hai anche una postazione nella mia collezione di Power Armor.